puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia siamo noi. L'unica associazione di ecovillaggi che c'è in Italia, l'acronimo sta per Rete Italiana dei Villaggi Ecologici. Si parla di una rete perché si è costituita come associazione in un secondo momento. È nata 21 anni fa ed è veramente una fantastica eccezione, e la nostra stessa anzianità ce l'hanno solo gli spagnoli, no? Stranamente è un campo nel quale noi italiani arriviamo primi in Europa, quello del voler mettere insieme le persone in rete, le esperienze di comunità. Non è affatto scontato che delle esperienze di comunità vogliano mettersi in rete, perché per quello che potete sapere ovviamente anche voi di Ecovillaggi, ogni comunità nasce con un proprio sogno, una propria visione, che spesso parte da una persona, da poche persone, ed è qualche cosa che all'inizio, quando parte come sogno, è veramente intimo, particolare, per cui è difficile che due comunità si ritrovino, anche se vicine territorialmente, a condividere lo stesso sogno, la stessa visione. Riusciamo a fare delle cose fantastiche, e questo campo ne è un po' la riprova. I campi estivi della Rive ne sono la riprova. Anche qui, quando una settimana, 10 giorni fa, non c'era la maggior parte delle cose che vediamo, adesso c'è, e possiamo fare un incontro dove ospitiamo davvero centinaia di persone, e questo vuol dire che siamo riusciti a mettere insieme le nostre conoscenze, le nostre intelligenze, al di là dei caratteri che ci distinguono, mettendo insieme ciò che ci accomuna. E quest'anno è un anno molto molto bello, perché forse penso che sia l'anno in cui come Rive accogliamo il maggior numero di comunità mai accolte fino adesso. Siamo arrivati ad avere iscritte, socie alla Rive, 19 ecovillaggi, 19 ecovillaggi in costruzione e 17 progetti di ecovillaggi. È veramente un risultato molto bello, ottenuto perché comunque la presenza della rete c'è. Le comunità, nonostante le distinzioni, intuiscono che stare in rete porta qualcosa di positivo, perché ci confrontiamo tutti sulle stesse difficoltà e anche su delle esperienze di opportunità che siamo riusciti effettivamente a mettere in campo, ad implementare, e per cui le comunità arrivano. Comunità che adesso non sono più l'ecovillaggio di matrice anni 70, no? Ma iniziano ad essere anche tante comunità di cittadini 30-40enni con figli, famiglie, eccetera, che però stanche della vita in città o stanche di una vita che magari non ha pienamente senso, hanno voglia di ritrovarsi in un luogo dove costruire un'alternativa, e per cui si mettono insieme. Per cui abbiamo ecovillaggi veri e propri, co-housing, ecovillaggi molto distanti dalla città, ecovillaggi periurbani e tutta una sequela di altre cose. Noi mettiamo il volto per parlare di questo mondo, che sono mille volti, che sono mille volti delle persone che abitano negli ecovillaggi, no? Ciascuna con la propria identità, ma soprattutto ciascuna con la propria pratica, che in qualche modo è sempre una pratica umilmente eroica, perché è di quell'eroismo che vuol dire vivere tutti i giorni puntando all'autosufficienza dal punto di vista economico, puntando all'autosufficienza alimentare, puntando all'autosufficienza energetica. Questo non è semplice, insomma, bisogna mettersi in gioco, e facendo tutto questo nella relazione con gli altri, che forse è il piano più difficile, per cui questa forse è la sfida più forte che ciascun ecovillaggista assume in qualche modo. Sempre di più un lavoro di rete permanente, no? Permanente durante tutto l'anno, permanente con delle persone che ricevono fiducia e ricevono informazioni, e per questo stiamo anche cambiando un po' quello che è il modo di organizzarci fra di noi. Da tempo utilizzavamo comunque il metodo del consenso, e adesso stiamo facendo un passo in più, no? Che è quello verso la sociocrazia, che è un altro metodo decisionale, sempre di tipo consensuale, che dà, che struttura ancora di più la possibilità di lavorare in cerchi
di competenze, per fiducia, ricevendo dei feedback, essendo in un circuito di miglioramento continuo da una parte e dall'altra, di grande fiducia nel processo e nelle persone, per cui senz'altro le cose stanno cambiando, stiamo crescendo, stiamo accogliendo maggiore complessità, molti progetti diventano progetti che nascono, poi diventano permanenti. In questo campo estivo siamo nel primo campo dove abbiamo quasi l'80% del cibo biologico, non certificato, ma biologico, prodotto esclusivamente all'interno degli ecovillaggi italiani. E questa è una cosa che un anno fa semplicemente non c'era, era un'idea. Ecco, le cose si stanno veramente velocizzando e lo stiamo facendo perché non stiamo più tenendo le cose in poche persone, ma stiamo proprio distribuendo questa responsabilità e questa creatività. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia.